Io credo che questa sia una mattinata veramente importante, prima di tutto per i ragazzi, perché hanno detto delle cose sui valori dello sport e sulla memoria di questi campioni che veramente erano campioni non solo nel calcio ma soprattutto nella vita, di sacrificio, di voglia di arrivare, di valori di lealtà, che sono riusciti a farsi conoscere in tutto il mondo per queste situazioni. Io vi ricordo solamente ai più giovani che mio papà, tanti anni fa, perché anch'io ho una certa età, mi diceva che il grande Torino dei fratelli Ballarin era uno spettacolo da andare a vedere, proprio per quello che rappresentava in campo quella squadra e proprio per quello che rappresentavano questi calciatori. Per cui io veramente sono orgoglioso di vedere che dei personaggi così importanti dello sport rappresentino una città, perché lo sport veramente riesce a unire, riesce anche a determinare e a classificare dei valori che oggi qualche volta sono persi ma che sono sempre vivi, e voi li ravvivate attraverso quest'opera che è fantastica e attraverso il lavoro della vostra scuola. Volevo complimentarmi con le insegnanti perché aver voluto questo murales e aver dedicato il nome di questa scuola ai fratelli Ballarini è veramente un sinonimo di amore verso la città. Noi come squadra di calcio, una cosa che ci siamo proposti all'inizio era quella proprio di onorare la maglia granata anche attraverso la memoria di questi grandi campioni e attraverso il loro esempio. Per cui vi ringrazio ancora, e spero che ogni volta che passeremo qua ci ricorderemo di questa giornata. Grazie. Antonio, rimani un attimo, perché ci sono, da parte di Nicoletta Perini, da parte della famiglia, ci sono questi doni per te, e quindi... Vi ringrazio, sono doni bellissimi e avrò cura di... Uno ce l'ho già, perché è il nostro storico qua, ma la storia dei fratelli Aldo e Dino Ballarin è un esempio per me e per tutti quanti noi. Grazie.